costantemente impegnato a fare questo. Poi è tollerabile e anche giustificabile in taluni casi non portare a casa risultato positivo in determinati incontri perché sono più forti, su questo non vi è ombra di dubbio, però subire delle sconfitte perché non si gioca è certamente la cosa più difficile da mandare giù. Questo lo dico come primo tifoso che mi ritengo di questo club e per quello che si sta facendo per questo club. Deve esserci una bella pressione anche sui giocatori, sullo staff, ma anche sulla sul presidente, non deve essere un periodo così soft. No, non abbiamo certamente bisogno di questo, la pressione è molto forte, è chiaro, no? Perché poi è ovvio che tutto si giustifica, perché poi modestamente lo banalizziamo, si tratta di un evento, una partita, no? Un match, sì. Che immediatamente dopo si soffre, alla sera credo che abbia conservato il mio sms che mi ha mandato il buon Andrea Moretti immediatamente dopo finita la partita, quindi chiaramente questo sta a dimostrare quale pressione io psicologicamente abbia, ma con me stesso è ovvio, no? Perché l'ho vista da casa mia in poltrona, quindi con estrema tranquillità da questo punto di vista, però sono i messaggi e le sollecitazioni che ti arrivano dopo su quello, ma quello che mi fa più male, devo dire la verità, non è, se oso dire, siccome ci sono molti tifosi che ascoltano questa trasmissione e quindi è giusto nei loro confronti che ci sia, anche perché ho ricevuto telefonate anche da loro, sì. Ma quello che posso dire, che mi dà veramente molto più fastidio, perché è sempre stato il mio lavoro con cui ho lavorato, è quando te lo senti dire dallo sponsor. È quella la cosa che mi dà più fastidio, perché dire ma che figuraccia andiamo a fare, no? E questo indubbiamente è il maggior senso di responsabilità, è una contraddizione se volete, perché poi il club vive anche e soprattutto con i tifosi, con il calore, con il famoso sedicesimo uomo, però io non posso dimenticare che faccio anche lo sponsor, certo. E quindi indubbiamente gli sponsor sono poi quelli che sostengono dal punto di vista economico e poi chiaramente il tifoso che vive per molte ore della giornata, perché i famosi social network portano notevolmente e sollecitamente le loro comunicazioni in tutto il mondo e quindi certo. Anche questo lo si vede e lo si sente. Si vede anche da lì l'attaccamento, no? Comunque. Esatto. Va bene, andiamo in pubblicità, non indaghiamo sull'SMS che il Presidente ha mandato a Andrea e ci rivediamo per la terza parte di Pallovale e parliamo dei prossimi impegni degli Aironi. Eccoci rientrati in studio, l'ultima parte di Pallovale, i nostri ultimi 12 minuti, parliamo un po' dei prossimi impegni, Andrea, che attendono la franchigia. Abbiamo detto in mezzo ci sono due sfide di Heineken Cup, c'è l'Edimburgo appunto il 2 venerdì sera in trasferta, le due di Heineken Cup e poi vigilia di Natale, o antivigilia, anzi è stata anticipata, più il 31 le doppie sfide col Treviso, si chiude. Perché credo che il ciclo sia quello, il 7 gennaio col Connacht in casa, poi c'è un po' una pausa un po' più lunga con sei nazioni. Sì. Da dove ripartite? Beh, ripartiamo adesso? Ovviamente da questa sconfitta di Cardiff che ha lasciato il segno. Sì. E uno ovviamente quando è in difficoltà che fa vedere e dimostra quanto poi dopo, tra virgolette, no, si può dire quanto uomo è, per cui o comunque quando una squadra è in difficoltà si vede proprio nei momenti come questi che vuole far vedere che è una squadra, esattamente, per cui noi sappiamo che abbiamo grossissime responsabilità, come diceva Silvano, sono d'accordo nei confronti dei tifosi, nei confronti della società, nei confronti, ma prima di tutto di noi stessi, perché sì. A nessuno piace fare figure come queste fuori dall'Italia, ma anche in Italia, per cui abbiamo questa possibilità, ecco, alle volte uno dice può essere una cosa positiva o negativa, è sicuramente abbiamo ogni settimana abbiamo la possibilità di dimostrare che in realtà quello che è successo la settimana precedente, come in questo caso, può essere solo dato, appunto, può essere stato solo un errore. Per cui abbiamo questa opportunità e non vogliamo lasciarcela scappare. Poi dopo quello che è il risultato è sempre una conseguenza di come andiamo in campo e di come interpretiamo la partita, sia dal punto di vista tattico che ma soprattutto dal punto di vista mentale, che penso che sia quello che Silvano e i tifosi vogliono vedere, insomma, da noi, ecco, vogliono vedere una squadra che combatte e questo è un qualcosa che non possiamo sottovalutare. Insomma, dal carattere non si prescinde. Esattamente. Mi sembra giusto che sia. Dunque andiamo a vedere velocemente le sfide del prossimo turno, magari andiamo a fare visita all'Edimburgo che abbiamo battuto in casa, magari dopo manderemo, come è già stato fatto dalla regia, le immagini appunto della sfida
di andata in sostanza, dunque diciamo l'Edimburgo ospita gli Aironi, c'è l'Ulster contro gli Scarlets, il Connacht ospita l'altra franchigia italiana, il Treviso, poi c'è una bella sfida, Leinster contro i Blues, gli Ospreys ricevono il Munster e i Dragons ospitano appunto gli i Warriors. Presidente, come vedere le prossime sfide, insomma, con che spirito andiamo ad affrontare questo secondo, credo, chiusura di ciclo, fino ad arrivare al 7 gennaio, si chiude ancora credo il secondo ciclo, poi ci si butta nel finale di stagione dopo sei nazioni, sono sfide dure che andiamo ad affrontare dopo appunto una scopola del genere. Beh, è vero. Con ancora gente che manca tra infortuni e cose varie. Beh, avremo dei rientri perché Nick Williams rientra. Credo sia del Fava anche. No, non immediatamente, no. Williams rientra a gennaio. Speriamo. Gennaio, tre mesi erano stati diagnosticati di recupero, insomma, tra gennaio e febbraio. Sì, è vero questo. Tra l'altro devo dire che più o meno è successo esattamente quello che è successo l'anno scorso, con dei vantaggi. Il secondo passaggio prima di Natale, se così lo vogliamo dividere in questi tre tempi, cioè il primo che finisce questa parte cosiddetta di campionato, il secondo che è quello del Heineken Cup, che ancora una volta giochiamo a Belfast contro l'Ulster e poi dopo facciamo la partita di rientro. E qui devo dire la verità, tra l'altro oggi pomeriggio abbiamo superato abbondantemente i 3.000 biglietti, quindi anche questo è un dato di fatto molto positivo che ancora una volta dimostra che l'attenzione effettivamente su di noi è molto alta, fuori anche da Viadana, ma soprattutto è alta nei confronti dell'Heineken Cup. E poi dobbiamo tornare alle famose match, che sono due derby importanti. Rispetto all'anno scorso abbiamo un piccolo vantaggio, che abbiamo un giorno in più di riposo perché giochiamo il venerdì sera alle 19 e il ritorno viene fatto il sabato 31 là, mi pare alle 15, e c'è un'ampia visibilità mediatica perché queste due partite saranno tutte e due trasmesse in diretta dalla Rai, quindi da questo punto di vista non abbiamo altro che da fare, giocare e vincere. Con me, Presidente, si è parlato di infortuni, di rientri, di assenze, si parla spesso, si fa un nome importante quantomeno affiancandolo agli Aironi in queste ultime settimane, è quello di Mauro Bergamasco. Cosa ci dice il Presidente? Questi, i giornali ne continuano a parlare da questo punto di vista. Io non posso confermare e smentire, posso solo dire che c'è in corso effettivamente una trattativa. In questo momento peraltro lui è impegnato. Ecco. Con i Barbarians in questi giorni con la nazionale, quindi non abbiamo il tempo di raggiungerci reciprocamente, quindi vedremo i prossimi giorni, potrebbe essere positivo, però al momento di fatto non è ancora stato firmato nessun contratto, quindi non posso smentire che ci sia una trattativa, quindi vedremo gli eventi prossime settimane. Ho capito. Vedremo gli sviluppi. Alessandro, questa terza linea che arriva, sembra arrivare, che apporto potrebbe dare a questi Aironi? Vabbè, dovesse arrivare, manteniamo il condizionale. Certo, è un atleta di respiro internazionale, quindi sicuramente può portare molto dal punto di vista dell'esperienza, secondo me anche dal punto di vista legato agli sponsor, perché è comunque un atleta molto conosciuto, quindi potrebbe anche essere portatore di
di altri innesti, questo penso che sia auspicabile. Sicuramente non è un sostituto di Nick Williams, perché è un giocatore completamente differente. Ovviamente sappiamo chi è, nella speranza che sia integro fisicamente, nel senso che anche in questo periodo in cui non ha giocato abbia mantenuto la condizione, può dare un apporto importante. Credo che però la differenza sempre la facciano le motivazioni. Certo. A commentare la prossima sfida.